Ah, salve tutti ragazzi, benvenuti. Sono Vantis e nulla, volevo portarvi tutta la trilogia di Dark Souls, tutta, quindi Dark Souls Remastered, Dark Souls 2, Scholar of the Bone, non mi ricordo, comunque anche quella, la versione rimasterizzata del 2 per la One e ovviamente Dark Souls 3. Nulla, dovrò fare il personaggio. Allora, vi dico, Dark Souls 1 ci ho giocato molto, almeno ci avevo giocato molto quando era uscito per la 360, anche un po' troppo forse. Uso il guerriero, il dono usavo sempre la chiave universale, fisico, normale, volto, non me ne frega. Si vede mai in faccia perché c'è sempre l'armatura e via si parte! In the Age of Ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seeth, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ah, rieccomi, finito l'intro. Da un bel po' che non la vedevo. Se per questo non so molto della storia di Dark Souls.
Souls. Li ho giocati tutti e tre. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Bel destino di merda. Almeno l'hanno rimasterizzato bene da quello che ho visto, che come dire, cioè, si vede che è molto fluido, 60 fps. Ed era veramente una rottura nella 360 quando morivi per le laggate, perché l'Xbox o la Play non reggeva, gli tiravo dei bestemmioni. Allora, rifugio dei non morti, chiave della cella. Allora, io so già com'è tutto il gioco, diciamo, cioè non me lo ricordo tutto alla perfezione, però la maggior parte del gioco me lo ricordo, i tasti me li ricordo. Vediamo questi piccoli scemi. Non vedo l'ora che mi danno la spada. Pensate, era così. Mi attaccano o fanno finta? Ah no, non hanno armi. Uccido dei poveri indifesi. Allora, qua c'era il falò, se non sbaglio. Appena saliti le scale. Allora, riposa accanto al falò. Praticamente questi sono i checkpoint nel gioco e nulla, in caso che muori ritorni lì. Allora, se non sbaglio, infatti eccolo, si può già vedere qua, c'è il primo boss, solo che in questo stato non lo puoi battere, quindi non puoi fare altro che scappare da questa parte. Proprio easy. Manco iniziata la canzone come al solito. Ah, qua c'era già un altro falò. Ah, perdono, credo che si muore. E qua ormai si imparano le basi del gioco, diciamo. Lo scudo, sì, okay. Lo scudo. Questo qua scappa. Intanto finché non raccolgo la spada mi sembra che non potevo fargli più di quel tanto danno per ucciderlo. Era fatto apposta in modo che tu dovessi equipaggiare la spada e ti accoltello. Backstabbato, bitch. Attraversa la nebbia. Allora, ok, sì, capito. Qua c'era la palla che per demolire il coso, il muro. E qua c'era il tipo che ci ha salvato, che ci ha lanciato la chiave. Oh, tu non sei vuota, eh? You're now hollow. Thank goodness. Grazie al cielo, ormai sono finito. Morirò presto e poi perderò il senno. Voglio chiederti una cosa. You and I, tu e io siamo entrambi non morti, puoi ascoltarmi? Hear me out, will you? Ovvio. Regrettably, purtroppo ho fallito la mia missione, forse tu potrai mantenere accesa la torcia. Ma ci ho perso. Tu hai usato il rifugio dei non morti, pellegrino fino alla terra degli antichi lord. Quando risuonerai le campane avrai conoscenza del fatto di essere morto. Well, now you know. Beh, ora lo sai, io posso morire con la speranza nel cuore. Okay. Oh, l'ultima cosa, tieni, prendi questo. Here, take this. An Estus flask. Una fresca testa, la preferita dei non morti. Oh, and this. Oh, e questa? La chiave. No, I must bid farewell. Ora devo dirti addio. I would hate to harm you. Non voglio morcerti dopo la mia morte, perciò vattene, grazie. Ok, mi sembra che lui muora appena usciamo, ci allontaniamo un po'. Sì. Infatti si è sentita la spadata.
dovrebbe darci delle anime, perché gli ho parlato. Sì, lo cerco molto, però. Che qua c'era la porta per andare dal boss, per aprire il falò. Allora, qua c'è il bastardo che mi ha lanciato giù il coso. Ho tentato di fare il ferri, ma non sono più in grado di farlo. Mi dovrò abituare molto. Qua la chiave che ci ha dato lui. Qua. Ah, tipi nascosti, piccoli bastardi. Mi sto facendo colpire come uno scemo. Oh, questi ammazzati. Vabbè, questo easy. Backstab. Quante poche anime davano all'inizio. Tentato. Oddio, sono tolto. Non mi ricordavo, togli essere così tanto all'inizio. E la fiaschetta non fa un cazzo, detto. Calcio. E ammazza, sto deficiente. Qua mi sembra che c'era bisogno della chiave, ma non ce l'ho infatti. Non serviva qua ancora il... come si chiama? La chiave universale. E adesso c'è il boss. Mi ha già tolto un bel po'. Umanità, tornare umani. Sotto si sente già che trema la terra, perché c'è il boss. Quando torneremo qui, se vorrai continuare, cioè se vorrai tornare per lo più. E via, si va al santuario del fuoco, se ricordo bene. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Izzy. Lordran. Lordran. Ah, si chiamava Lordran. Finalmente posso avere le 10 fiaschette e salire di qualche livello. Avanzamento. Non so cosa aumentare per iniziare. Ah, slot armonizzazione. No, anzi, tanto all'inizio non mi serve. Aumenterò la forza e la destrezza, perché per le armi che voglio usare più avanti mi servono. Allora, parliamo con questo scemo, bene bene, che abbiamo qui, deve essere un nuovo arrivato, fammi indovinare, un altro non morto, esatto, bene, sono passati. Non c'è redenzione, qui facevi meglio marcire nel rifugio dei non morti, ma è troppo tardi, qui lasciate aiuti. Sono in realtà due campane, una in alto nella chiesa, l'altra nella città infame. Sono ad entrambe, succederà qualcosa brillante, vero? Non è molto, insomma, come la funzione che questa non posso fermare. Quindi vai, bastardo. Brutta merda infame. Umanità, ne davo così tanto all'inizio, non mi ricordavo. Allora, prendiamo tutti gli oggetti, se mi ricordo qualcuno. Bombe incendiarie, in caso che le usi, non che le abbia mai usate, però all'inizio non sono mai un male.
Stringiamo il patto col coso qua, il chilo qua. Salve, credo di non averti mai incontrato prima, vero? In caso contrario, preferirei mantenere le distanze. E io non voglio invece brutta merda grassa. Non sbaglio, ti avevo chiesto di mantenere le distanze, ma voglio anche che tu sappia detto in maniera ostile. Prendi questo in segno di pace. Ha preso per un barbone. Di nuovo tu? Non te ne dici? Devo comunque aspettare un minuto. Ah, se mi potete insegnare il miracolo. Sì che voglio. Patto con le divinità, la via bianca, se non sbaglio. Tuoi patto stabilito, lasci che condivida i miei miracoli. Vabbè, prendi gesti. Nulla, ora mi vende tutte le cose. Come again, if Ok, allora andiamo di qua. Qua sopra non. Ah sì, c'era qualcosa. Anima di non morto. Se mi butto giù qui sotto l'ascensore ci sono dei cosi, dei scrigni. Non mi ricordo ben quanti, tre mi sembra. Mi ricordo cosa danno. Un globo incrinato per invadere. Mazza chiodata. Un po' lenta. Osso del ritorno, fanno sempre bene. Cose aperte. Ah, qua c'è un altro. Talismano di Lloyd. Era quello che non potevi curarti, se non sbaglio. Vabbè, qua devo fare attenzione perché muoio, se no. Infatti si sono già rianimati, non tento neanche di prenderli gli oggetti lì per intanto. Tanto non mi cambia nulla se non prendo le tre cazzate lì. Però prendo volentieri questo. Infatti animo, ce l'ho dietro. Sono guardato lì, bastardo ti insegue fino al falò, non lo ricordavo questo. Siediti. Allora, dico già di usare questo intanto. Non mi ricordo quanto danno. 400, ok, giusto per. Allora, andiamo avanti nel gioco, che dire. Andiamo alla città qua, non mi ricordo come si chiama. Un borgo dei morti, se non sbaglio. Cazzo è andato questo? Muori? Cazzo di Super Mario. Ferri? È merda grassa che mi lancia le cose. Vengo a prendere. Muoio per quel scemo dietro una patata, non so come mi ha fatto danno quello che mi è caduto in testa. Lì c'è un oggetto sotto il ponte, se non sbaglio. Ah sì, guardo lì, tentiamolo. Ok, sono riuscito al primo colpo. Cos'era? Anello del sacrificio. Ah, che quando muoio non perdo le anime e le umanità, se non sbaglio. Se non sbaglio, eh. Se non sbaglio. Allora, salendo di qua si andava al borgo. Scaletta. Si sente già il topo maledetto che avvelena. Altre anime. Muori. Anima, un'altra anima, ma io non credevo che ne davano così tante all'inizio. Vediamo. Qua a sinistra di là è chiuso, ancora più avanti nel gioco si potrà aprirla come scorciatoia. Perry! Proprio no. Allora prendiamo l'oggetto qua. Questo me lo ricordo perché
ne ho fatte tante di quelle volte sulla 360 sto gioco, che certe cose mi sono rimaste in testa. Allora, andiamo dietro subito. Ferri. Così mi alleno un po' a fare ferri contro questi scemi, tanto non mi tolgono niente per intanto. Certe cose me le ricordo, certe no, che non c'è un cazzo qua dietro. Però si può saltare, mi sa. Forse. Qua dietro ci sarà oggetto, sì, anima. Pieno di anime. Usiamole tutte intanto. Meno un 600, 800, danno 200 a testa. Almeno posso salire di un paio di livelli. Qua non so se ce la si fa a saltare. No. Boh, non c'ho voglia di star qua a provare, vado avanti. Un drago non me lo ricordavo così vicino. Ok, lì sopra sì me lo ricordavo, ma qua no. Ferri! Cazzi con l'arco lì. Ferri. Sì, mi sto già abituando. Qua c'era uno scudo, se non sbaglio. Sì, uno scudo di legno. Però faceva più cagare dell'altro, quindi cazzo serve. Magari c'ha qualche caratteristica in più, non riesco a parlare. Un secondo. Ok, ci sono. A fargli il calcio. Anche perché questi non li potevi girare in tondo. O almeno. Ok, dico cazzate. Ricordo che non riuscivo a girare in tondo così. Questo stronzo nascosto. Qui c'era quello che vendeva, sì. E ora sembra veramente il paziente. Cioè, cazzo, grandioso. Tutto in vendita. Vediamo. La prima cosa che voglio, è questa. Seconda cosa che voglio. Non bene le frecce standard. Thank you, Kai. Piuttosto non salgo di due livelli, però almeno c'ho già l'arco. Che è una cosa che uso molto per fare certe cose, diciamo. Quello che va. Mi sto presente contro questi. Andiamo a farti con l'arco così, non ti cagano il cazzo. Non mi ricordo cosa c'era su di qua. Vediamo. Un oggetto, ok. Semplice oggetto. Coltello d'arancio. Ah, è da qua che devo fare il salto. Uppala! E cosa c'è qua di bello? C'è nulla? Ah, sì, c'è. Ah, la balestra. La balestra. E boh. Ho già trovato un'arma che non mi ricordavo che c'era lì. Meglio. Molto meglio. E nulla. Proverei a farlo diretto, senza manco sedermi al falò. Perché intanto il falò è stato acceso. Anzi, non so, lo provo. Vediamo se riesco. L'ho cercato male.
ce n'era un terzo, non mi ricordavo. Adesso arriva sto cazzo però. Muori! Io ti posso prendere e tu no, sempre se ti prendo. Infatti, mira di meno perché c'ho, mi devo riabituare. E vieni a prendermi. Guarda che muoia. Fare il figo. Fuga. Fuga meritata. Questa merda, che sicuro. Disse mentre si curava. Muori. Qua c'è un altro, se non sbaglio. Male. Scrigno, cos'è che dava? Bombe? Sì, bomba oscura addirittura. Addirittura. Guarda quello. Guarda quello, com'è bello. Cosa ho schivato? Fagli il coso. No! Non capisco più niente. Come ho fatto a prenderlo? Spadata wireless. Questo l'ho aperto con la chiave universale, cosa? Non mi ricordo. Resina dorata. Spadina. Cioè archetto. Che spadina. Io scendo di qua. Bello come ho parato la freccia da dietro. Vado a mettere la merdaccia qua. Cagacazzi. Oltre colpi addirittura. Allora. Da solo posso vedere da qui. Anche questo lo odiavo, perché quando ci ho giocato ero un piccolo pirla ancora e non usavo la testa per giocare. Allora, qua c'è qualcosa di odioso che si potrebbe già fare, cioè il cavaliere. Adesso non mi ricordo se di qua c'è qualche oggetto, forse. No, ok. Posso provare a uccidere il cavaliere a forza di backstab. Sempre se gli tolgo abbastanza. Se almeno glielo faccio il backstab. Fuga, 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 fuga. Dai, vieni qua, merdaccia. Che mi sciotta, mi sa, se mi prende il primo colpo. Backstabbato. Io non gli tolgo un cazzo. 65 col backstab. Backstab. Com'è che ti giri così veloce? Brutta merda. Backstab. È bello. I versetti che fa il mio. Eh sì, dovrei riuscire a ucciderlo forse di backstab, questo scemo qua, questo scemo pagliaccio. Li odio sti attacchi, li odio, li odio. Oh. Brutta merdaccia, non mi lascia curare. Fuga. Che non voglio neanche provare il perry, che ho paura di morire. Tec. Per gli altri due backstab è morto. Cosa ho sbagliato?
Dio. Schifoso. Backstab. Ultimo backstab è morto. Backstab morta, brutta merda obesa. Pezzo di titanite. Più 800 anime. Vediamo che mi dava un anello o qualcosa, non mi ricordo. Anello di pietra blu. Aumenta la difesa quando i PV scarseggiano. Sempre meglio di nulla, però è difficile che scarseggiano, a meno che non sei contro un boss. Almeno di solito. Non per portare sfiga. Allora, sotto c'è il pezzo di merda di Havel e non lo tento neanche perché so che non ce la farei. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Guarda che ci fosse un... Ho sentito. Sì, c'è la merdaccia, c'è la merdaccia. No! Allora me lo ricordavo bene che c'era. Allora, qui c'è il demone toro, se non sbaglio. Probabile che sbaglio, conoscendomi. Non mi ricordo se è il demone capra o il demone toro. Con cazzo per scendere. Questi ammazzati. Qua mi curo. Tenterò il boss con 4 fiaschette perché sono deficiente. Anzi, faccio una cosa. In caso che non riesco, visto che non mi va di morire, pietra del ritorno. Cioè, osso del ritorno, che pietra. E via. Fuori brutta merdaccia. Tonanana. Sì, me la ricordo la musica. Ha fatto male. Brutta merdaccia. Anche tu fai male, brutta merdaccia. Con l'arco quanto li faccio male. Non so se tentare sta stronzata rischia di morire però. La provo, l'ho schivato. Oh. Basta che non mi blocca qui che ne succede spesso nel video. Sto cagando in mano. Hai tira ste frecce a mondo. Tira ne altre due. Io, che mi devo raggiungere la mappa. No, mi ha tenuto sul l'arco, cazzo. No, cambia, sta cazzo. Ah, tento il tutto per tutto. Sì. Non mi ha colpito una volta, sbaglio. No. Ti viene un'ansia a far sto cazzo di gioco. Umanità, orso del ritorno. Non mi dà anime? No, non dà anime il boss? Ah, ok, giusto ho laggato un attimo, 3000 anime. C'è l'oggetto, anima. Vediamo, sotto, qualcosa, no? Qua è chiuso, lì c'è il drago, qua c'è Soler per giocare in multi. Dammi la pietra, la salve, non mi sembravi, quanto al contrario, io sono Soler di Astora.
Perché se no sono giunto in questa grande di Lord Gain per cercare un mio solo, lo troveranno per i resti, non c'è bisogno di scambiare interazione, tanto mi guardano sempre male. Ah, allora non ti ho spaventato, è una proposta se al momento. Sì. Per come la vedo i nostri intestini sono intrecciati in una terra colma di essere uguali che si tratti sul serio di una semplice quasualità, allora che cosa? Che ne dici? Perché non aiutarci a vicenda? Sì. Ciò mi riempie di gioia, bene, prendi questo. Pietra bianca, ci troviamo circondati da strani esseri. Stessa trama vacilla, le relazioni mutano e si oscura, ma non possiamo sapere quanto tempo il tuo mondo e il mio resteranno in contatto. Usa questo per convocarci a vicenda con spirito attraverso gli scorci tra i mondi e collaborare. Potrei individuare facilmente il mio segno della sua aura brillante. Dovresti essere cieco per non vederla. Cazzatini di mongolo. Allora, se non sbaglio, qua c'era il draghetto cagaminchia. Quindi tento di corrermela giù diretta al falò. Prendo uno di stronzi o il drago. O almeno me lo tolgo. Ah, vediamo. Butto giù scala. Vado al falò. Umanità. Faccio una cosa. Uso una umanità. Torno umano. Ravvivo la fiamma, così posso avere le 10 fiaschette pure qui. E penso che chiuderò il primo gameplay, visto che è già penso una quarantina di minuti che sto giocando. E nulla, spero che sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio, bella!